Due presunti aderenti alla fazione maghrebina di Al-Qaeda sono stati arrestati in Spagna. Uno di loro è di origine algerina, l'altro marocchina. Le operazioni di polizia sono avvenute a Saragozza e Murcia. L'ipotesi che i due potessero essere legati in qualche modo agli attentatori di Boston pare tramontata. Il ministro degli interni, Fernández Díaz, ha precisato che negli ultimi mesi, grazie al lavoro dei servizi di informazione e di sicurezza, sono state fermate 13 persone sospettate di terrorismo. Ha però negato che il livello di pericolo sia più elevato in Spagna che altrove. Perché l'amenaza è globale, non è che Spagna tenga un maggior livello di amenaza. I due, hanno spiegato gli inquirenti, stavano pianificando un viaggio in un campo di addestramento del gruppo ACMI in Mali.